E invece qui ci troviamo nella zona già del nord dell'Albania, abbiamo varcato la zona di Tirana e di Durazzo, siamo di nuovo all'interno, però effettivamente qui c'è una zona totalmente diversa da quella dove eravamo prima, a parte i rottami e l'arte della strada, c'è una sorta di, qui siamo praticamente sulla nostra destra, vediamo la zona di Cruglia, quella che si vede in alto lì verso quelle montagne, è proprio Cruglia, cioè la cittadina da cui sono partiti gli antichi piedi che sono stati in Calabria. Se notate bene, non so se col telefono si riesce a distinguere bene, ma tutta quella zona per le montagne lì, sono zone dei nostri paesi, è proprio molto, molto simile. Proprio per questo che scandano praticamente ad alloggiare inizialmente nella zona della città di Cosenza, nella parte alta di Cosenza, dove c'è quest'altro scatto, che forse molti lo sanno, ma proprio a Cosenza c'è una grande statua di Scatter, e poi da lì cominciò la sua opera di colonizzazione e portò avanti per girarsi da tutti i comuni, abbiamo Cassano, Cerzeto, San Giacomo, San Martino, Spezzano Albanese, Lugro, Firmo, Acqua Formosa, insomma un po' tutti, San Demetrio, e dimentichiamo sicuramente qualche paese albanese, ma comunque la migrazione cominciò da questa parte. Non so se avete notato che qui, man mano che saliamo, andiamo verso il Montenegro, praticamente se si continuasse a salire dopo Scutari, si esce dalla Croazia, si torna in Italia, da Trieste, dalla parte del nord Italia. Non so qui come saremmo messi a visti, permessi, autorizzazioni, passaporti e altre cose, però questo si vede subito che è una zona molto, molto, molto diversa. E le strade sono opere. Quelle Cruglia, già là siamo venuti noi. Niente, niente.